cattolici è assina. Come se addosso mi piovesse per vendicarmi a fuoco farà. Cieli bici, guardo fumar dai mille comignoli parigi, che pensa quel poltrone, vecchia famine, ingannatore, che vive in ozio come un gran signor. Le sue dentite oneste, penso d'altre cele, sue foreste, che fan sotto la terra. Voglio dirti, un mio pensier profondo, un freddo cane. Ed io, Marcel, non ti nascondo, che non credo al sudor della fronte. Ho viaggiato le dita, ad un corne tenessimo lato, la grande gioia che muore di riservato. Cavinetto che sciupa troppo e in fretta, dove l'uomo è fascina e la donna è l'alare, l'uno brucia in un soffio e l'altro sta a guardare. Ma intanto qui si gela e si vuole di tedia, fuoco ci vuole, aspetta, sacrifichiam la spezia. Abbasso, abbasso.
questo chi è? Gigi Filippo mi inchina il violenzo. Salve, Filippo, veloci piede. Ma vi dirò, quest'oro, o meglio accetto, alla sua brava storia, vede quel cammino, vedo sofferto, l'inglese il signore. E Maria con la tavola, non esco con me. Va, e mi presento. Accetta lì domani. Allo soffretto, si ci va fuori c'è. Quando le lezioni. Mi presento, ma accetta lì domando. Ma quando le lezioni. Risponde, in che mi chiami? Guardare un pappagallo, ma tutta di moppiano. Questo giunge, vuoi sanare, finché mai dobbiamo vivere. Ma poi non li lascia solare, non li lascia solare. Allora c'è il campo, mia presenza bella, mia presenza bella. Ma parla, se non lo voglia, chi ne ha detto? E non si ovale. Yeah.
colpo, il peccato d'amor. Io, alma mia, l'altra sera l'antolpo anneghi. Colline, sei morto? Non ancora, sempre sto.
braccio. Così. Che viso d'ammalata. Si sente meglio? Sì. Qui c'è tanto freddo, secca vicino al fuoco. Aspetti un po' di vino. Grazie. A lei. Poco, poco. Così. Grazie. E bella bambina. Ora permetto che accenda il lume tutto passato. Tanta fretta. Sì. Grazie. Buonasera. Buonasera. Oh, sventata, sventata, chi dove della stanza, dove l'ho lasciata? Non stia sull'uscio, dove la città è vento. Non devo, voglio lasciarla. Oddio, anche il mio sospetto. Thank you.
fermolo. Chi sono? Amici. Senti le tue. Cosa fai solo? Non sono solo, siamo in due. Andate da voi e tenete il posto, ci saremo posto. Thank you.
ebbi l'occasione di diventare presidente del concorso Voci Verdiane nel suo 50° nel 2013 a Busseto, un po' anche per spinta del mio grande amico che non c'è più, Carlo Bergonzi. In quell'occasione decidemmo con i cantanti del concorso di mettere in scena un'opera. Poi abbiamo avuto dei problemi, avevamo dei problemi con chi doveva allestire lo spettacolo, e lo spettacolo era Luisa Miller, perché Bergonzi, ultima cosa che aveva fatto proprio a Busseto in piazza fu la Luisa Miller. Allora la direzione mi chiese: perché non lo fai tu? La direzione, che in questo caso il direttore artistico era la signora Cristina Ferrari, con la quale avevamo già fatto in passato delle esperienze di messa in scena d'opera con i giovani. Insomma, dobbiamo farlo perché dobbiamo fare lo spettacolo. Insomma, azzardai e andò bene. A quel punto la Cristina Ferrari mi disse: ma perché non lo portiamo avanti il discorso? Il discorso lo portammo avanti, lo abbiamo portato avanti a Piacenza, dove però abbiamo istituito un laboratorio per giovani, e da 5 anni, da allora, sono già 6 anni, questo è il 6° anno, abbiamo messo in scena diverse opere. Abbiamo cominciato appunto con la Luisa Miller, che la ripetemmo, poi abbiamo fatto Leggi d'amore, abbiamo fatto Amico per Rizzo, abbiamo fatto Balli in maschera, abbiamo fatto Simone Boccanegra. Insomma, siamo qua ed è stata un'esperienza molto interessante, un'esperienza molto importante anche per me, perché dovendo dare indicazioni, spiegare i personaggi e tutto ai giovani, per me è stato importante, perché è stato un lavoro importante per me come cantante. Detto questo, la cosa funzionò. Funzionò al punto che siamo qua. Poi cominciammo rapporti anche con lo scenografo col quale lavoriamo adesso, Carlo Centolavigna. Andammo sempre con questo istituto che abbiamo fatto, se volete chiamarlo istituto, comunque questo laboratorio, andammo in trasferta. Intanto siamo andati in trasferta nelle città emiliane, da Ravenna, Ferrara, Rimini, abbiamo messo insieme anche scena anche la Traviata l'anno scorso. Siamo andati in una trasferta internazionale, dove ovviamente io mi sono interessato del problema, essendo cantante internazionale, è andato a Marsiglia. Andò così male la nostra produzione che ci hanno mandati via con 4 anni di impegni, e uno di questi impegni è anche quella Bohème che stiamo allestendo. E io ringrazio il maestro Sisillo e la direzione tutta di Modena, stiamo allestendo qui, poi andrà a Piacenza e, come ho detto, andrà anche a Marsiglia l'anno prossimo. Io non ho assolutamente la presunzione di avere la verità in tasca, anche perché poi la verità, diciamoci la verità, è un'opinione. Ognuno ha la sua di verità, ognuno ha le sue opinioni. Credo però molto nella musica. Quindi quello che andiamo ad allestire, quello che voi vedrete, non è la tradizione, è l'origine. Quello che ho cercato di fare in questi 5 anni, che mi è servito moltissimo anche come, diciamo, regista. All'inizio volevo farmi chiamare metteur en scène, come sarebbe forse più giusto, però oggi si usa regista, e qui oggi i registi arrivano, prendono senza polemiche, lo dico come fatto, lo vediamo nei teatri, e fanno delle opere quello che gli viene in mente, giustamente, magari spettacoli bellissimi, non dico di no, ma che molto spesso hanno poco a che vedere, se non la colonna sonora, con quello che ha scritto l'autore e con quello che ha scritto il librettista. Il mio concetto invece di opera è completamente diverso, che l'autore anche della regia è il musicista. Dove lo abbiamo questo riferimento? Lo abbiamo nelle pause, lo abbiamo negli intervalli, lo abbiamo nei colori, nell'intenzione. Tra l'altro, un musicista come Puccini
Scrive tutto. Ci sono le didascalie che ti indicano tutto. Il difficile, eventualmente, è quello di entrare, comprendere cosa significano questi colori, queste didascalie. Adesso io non ho la presunzione, ancora una volta, scusatemi se vado su questo tema, di essere quello che ha capito, ma nella mia vita ho avuto delle fortune, ho avuto dei momenti che pochi altri oggi in carriera possono dire di aver avuto. Esempio, 1968 a Spoleto, io partecipai a un Gianni Schicchi come dottor Spinelloccio e doppiavo anche Gianni Schicchi, ma certamente all'epoca non era ancora giusto per me, e la regia di Carlo Piccinato, che fu il mio regista al mio debutto 67 in Barbiere di Siviglia ed era stato il regista del famoso Barbiere di Siviglia della Scala con la Calla Segobbi solamente sei anni prima. Ma a fianco al regista c'era un signore che si chiamava Gioacchino Forzano, cioè l'autore del testo di Gianni Schicchi, e io a casa ho la fotocopia dell'originale del testo di Gianni Schicchi. E Forzano ci ha raccontato come intendevano loro costruire e scrivere l'opera. Ho avuto occasione, adesso non mi dilungo di più, di lavorare con persone come Luigi Ricci, che è stato l'assistente diretto di personaggi che si chiamavano Mascagni, che si chiamavano Giordano, che si chiamavano Cilea. Tra l'altro tutto il suo materiale è finito in America, perché noi italiani siamo il popolo più simpatico del mondo, ma abbiamo delle genialità anche un po' strambe. Tutto il materiale di Luigi Ricci è finito in America, io vi posso dare anche l'indirizzo dove, compreso il pianoforte, pare, il pianoforte col quale ho avuto l'onore di studiare, che Rossini avesse scritto il Barbiere di Siviglia. Punto. Non andiamo a fare dietrologie. Parliamo della nostra Bohème. Tutto quello che vi ho detto fino ad ora è per dirvi che il mio concetto è mettere in scena l'autore. L'autore di quest'opera, all'inizio il librettista, Illica e Giacosa, partono al primo atto parlando di poesia, e noi abbiamo cercato di fare, e con la scenografia, e con i costumi, e con la messa in scena, cioè la regia, fare della poesia. Vi garantisco, voi vedrete una cosa che diranno in molti, ma è la tradizione. La Bohème io l'ho cantata diverse volte, anche con la grande, grandissima concittadina qui, Mirella Freni alla Scala, diretta da Kleiber, la famosa Bohème, quella messa in scena nel 63, sempre con Mirella, da Franco Zeffirelli. Ogni momento, ogni attacco del cantante ha la giustificazione nella parola. Se non si vedrà la regia, vuol dire che io avrò vinto, perché non si deve vedere, perché deve scorrere, a mio modo di pensare, come un racconto. Ci sarà una novità, non dico quando, però è mio dovere informare, perché il pubblico non deve sapere più di tanto, deve andare in teatro e emozionarsi. Però se c'è una cosa stramba, forse è meglio dirgliela, perché non vorrei che poi mi prendessero proprio per matto. Ci sarà un accenno, una piccola sottolineatura ad una cosa che Puccini ha scritto nel 1889 e che è pubblicata da Ricordi, si chiama Il piccolo valzer o Le petit valzer. Lui andò a Parigi e per le strade di Parigi probabilmente sentì quello che poi lui ha scritto in mi maggiore, tra l'altro. Che è il valzer di Musetta, che per tutta l'opera il tema si ripete. L'opera andò in scena poi un anno dopo, come sappiamo, ma parte da lì. E io ho voluto metterci un piccolo accenno per dire
la Bohème di Puccini è partita da qua. Spero che questo piccolo accenno che andremo a fare possa essere una sorpresa. Non vi scandalizzate, non abbiamo fatto nulla per tradire l'autore. Al contrario, quello che quella piccolo accenno è solamente per dire come è nata l'opera e poi andiamo avanti come lui ha scritto. E spero veramente in una cosa, che vi possiate emozionare. Spero, mi auguro, per tutti, e un po' così anche egoisticamente per me, che possiamo mettere in scena della poesia senza andare a polemizzare col mondo d'oggi. Ce n'è poca in giro, ma nella musica di Puccini, in questa Bohème, credetemi, c'è. Venite per avere un momento di poesia nella vita che conta. Thank you.
Thank you.
parole qui fuori, qui. Siediti, Nonù. Taglio, ti prego, che parli tu per tu. Torni il bordo. Silenzio, vomitoso, quella testa Susanna. Gli angeli vanno nudi. Tu la conosci chi? Comandatela a me. Il suo nome è Musetta. Cognome tentazione. Per sua vocazione farà cose dei. Ci dai molta soventi d'amanti e d'amore. Quanto ti ho come la civetta. E uccello sanguinario. Il suo cibo ordinario. Oh,
la gente che dirà? Marcello dirà, ma Marcello cederà, la fraschetta l'abbandona, mi sa mai quel che avverrà, per poi darsi a miglior vita, non ha dolce al pari il lancio, sono che il simil vino, prendi e chi ci dà, dai colpi in coppia. Oh,
compleanno di Luciano, il 12 ottobre. Io ho sempre un po' sorriso anche con Luciano su questo. Luciano è diventato Luciano in Italia, nel mondo, ma principalmente in America. Il 12 ottobre è anche la scoperta dell'America, tanto per far finta di aver letto qualcosa di storia. E lui debuttò, come tutti sappiamo, nel 61 al concorso Peri di Reggio Emilia, tra l'altro diretto dal suo grande amico, il mio grande amico, del quale mi onoro dell'amicizia, il maestro Leone Magera. Luciano è stato importantissimo nella mia vita, tanto per qualsiasi cantante sarebbe stato importantissimo aver avuto l'onore di condividere il palcoscenico con lui. Ma a me capitò un caso particolare. Io che sono conosciuto come Rigoletto, oggi scusate la presunzione, dico una cosa che riferiscono i giornali, che riferiscono gli appassionati, riconosciuto come Rigoletto attuale almeno, debuttai a Legnago, provincia di Verona, nel 73. E tra l'altro c'era mia moglie Adriana, che era la Gilda, incinta di 6 mesi, e nel coro c'era anche Fernando, papà di Luciano, che si divertiva di tanto in tanto andare a fare il coro in provincia. E a Luciano disse: ma sa che senti un baritono, mica scherzi. Quando ci incontrammo con Luciano la prima volta in palcoscenico a Londra, adesso non sto a dire, io corsi per una sostituzione di Luisa Mille, era una grandissima produzione organizzata dall'epoca, adesso non c'è più, si può dire la casa CBS non esiste più, poi come non esistono purtroppo quasi più gli altri titoli, le altre sigle di casa, era con Luciano, con la Katia Ricciarelli, direttore era Lorraine Mazel. Io ebbe un tale successo che alla fine del primo atto in recita Luciano venne a me, battendomi sulla spalla mentre stavamo uscendo al sipario, mi disse: oi Ciccio, te ti fai stasera quel che noi avevamo fatto in 5 anni. Ed è vero, perché il giorno dopo mi arrivarono telegrammi, all'epoca c'erano ancora i bellissimi telegrammi che conservo. Con lui debuttai al Metropolitan in Balli in Maschera, con lui debuttai a Chicago in Balli in Maschera, con lui ho condiviso il palcoscenico tantissime volte, più di quanto si possa immaginare. Abbiamo fatto la produzione al Metropolitan di Rigoletto assieme, quella con la regia di Otto Schenk, abbiamo fatto la produzione al Metropolitan di Trovatore con John Sutherland, abbiamo dischi, la prima volta di Luciano in Otello e l'ultima, c'è il disco che abbiamo fatto a Chicago e alla Carnegie Hall di New York. Quante volte io ho cucinato a casa sua a New York, non potete immaginare. Veniva in camerino e mi diceva: Ciccio, set fair il vitel tonè? Io sì. E allora mancira tal fatì, solamente se faccio anche la maionese. E ti ha detto che c'è buon che fare la maionese, vogliamo scommettere? Naturalmente appena arrivavo a casa, a New York, ho telefonato subito a mia moglie per dire: ma come fai il vitel tonè? Sono mancira l'enguaio. Questo era il nostro rapporto. C'è in YouTube uno sketch che facciamo, che lui mi trucca da Rigoletto, io lo trucco da Duca di Mantova. L'ultima cosa è stata la Tosca, ma il suo anniversario vero fu l'Elegir d'Amore. E ero io che facevo Duca Mara al Metropolitan. E purtroppo un ricordo triste, perché non c'è più Luciano, un ricordo però che è mio, solo mio, che però mi dà un'immensa serenità. Proprio qui dentro è stato il 23 di agosto del 2006, era venerdì,
alle 3:30 andai in ospedale a trovarlo, lui è uscito poi la mattina del sabato e il 6 non c'era più. Io non ero ai funerali anche perché ero, non anche, perché ero in tournée con la Scala a Tokyo. Mi manca, tanto manca l'artista di quel livello, perché senza offesa per nessun collega, tutto si può dire di tutti, prima di tutti di me. Ma una voce come quella di Luciano Pavarotti, credo, mi auguro che nasca domattina, ma credo che dovremmo aspettare un po'. E poi la persona, l'uomo. Poi le amicizie insieme, che poi io, che erano prima sue amicizie, che poi ho maturato come panoccia, insomma, tutti sanno di chi parlo. Spero, un po' forse ne sono convinto, che questa bohème sarebbe piaciuta anche a lui. Credo di sì. Conoscendolo, avendoci lavorato assieme, credo che forse Luciano l'avrebbe apprezzata, come spero altrettanto che la possiate apprezzare voi.
quelli di Giardini siano gli spazzini. Fiocca la neve, guarda, qui sta ghiaccia. Vengo. Oh,
Mi è una cina
Thank you.
proprio finita. Te ne vai, la mia piccina. Addio, sogni d'amore. Addio, dolce svegliare alla mattina. Addio, sognante. Addio, mano. Per le feste, per le feste, per le feste, per le feste, per le feste.
Thank you.
Thank you.
Penna infame, penna infame, penna.
pranzo di ieri e sonar non torna. Eccoci, e ben, e ben, e pan, e piatto degno di demostri, poveringa, salata, e pronto in favore, c'è un cuore all'abbrincaccio. Or lo champagne mettiamo in ghiaccio. Scegli un barone, trovo salmone. Grazie, min pingua, stasera un ballo. Già sazio, o prego, che mi aspetta. C'è qualche trama, qualche mistero. Sì, bevi, io pappo. Mi sia permesso al nobile consesso. Passare a più costone del cielo. Ispira irresistibile l'estro della romanza. Azione coreografica allora. Sì, sì. Danza con musica vocale si sgombrino le sale. Thank you.
stanca. Un po' di posse ci sono detta. Thank you.
sia grave. Non credo. Marcello, è spirata. Musetta. Thank you.
Thank you.